che gli amici mi sottoponevano volta per volta. Credo che sia una cosa molto importante questa nella comunità di Moglie, perché il Novecento di Moglie è raccolto in questo volume, sia a livello fotografico come il precedente, con questo, e anche a livello di testimonianza. È molto bello questo qui, perché se vedete è una scoperta continua, ogni pagina è una scoperta. Io non sapevo quello che c'era scritto nel libro, l'ho guardato, però non tutte le fotografie le avevo viste. E adesso, guardando il libro, e anche questo altro, ma guardando il libro e osservandolo, ho notato che si può scoprire tanti particolari di questo volume. Credo che sia un onore per voi aver fatto questo e aver messo insieme tanti collaboratori, Gino, Sentantina, che hanno dato la loro voce, hanno dato il loro pensiero, hanno dato la loro opera a questa realtà e che rimarrà senz'altro. Noi cerchiamo di scrivere la storia non tanto per quelli passati, perché ormai quelli sono morti, si studia, si guarda, ma per quelli che oggi vivono e per quelli che verranno domani. Una comunità si regge sulla memoria storica e su quello che la comunità ha vissuto, ha realizzato, ha proposto per le future generazioni. Io credo che questo libro sia questa realtà. Io nella presentazione ho scritto diverse cose, diverse persone, quelle cose che mi hanno suggerito nella lettura di questi racconti, chiamiamoli così, di queste storie. Io ho visto tanti volti, prima perché si parlava di tanti volti. Sul volto delle persone si riprende la storia, questo bisogna guardare. Non è soltanto una cosa così per la carta d'identità, ma una fotografia, un volto, una testimonianza, è una cosa molto ma molto importante. Questo credo che il libro lo raccolga, il libro lo riesce ad esprimere. Io faccio un po' più invece per dire di esperienza sui libri delle comunità locali, da tanti anni ormai la mia frequentazione in biblioteca e ha descritto diverse cose, ormai si sono venute nel tempo, però ho notato che una cosa importante per quello che è la nostra comunità è che noi non crediamo spesso a noi stessi, alle nostre storie, ai valori che abbiamo espresso nel passato. Questo dobbiamo noi renderci conto, non tanto della terra, non tanto che è bella, che è fruibile, che è apprezzabile da tante persone che vengono magari da fuori, ma noi dobbiamo riconoscerci nei volti delle persone che hanno lavorato su questa terra, il consumatore è intriso in quella terra. Allora questa realtà tra terra e persone, tra territorio e comunità della Valdesina, devono essere portate alla luce, devono essere valorizzate, devono essere, diciamo, portate alla luce, come ho detto, ma renderci quasi diventassero queste cose come il nostro sangue, il sangue che abbiamo dentro le nostre vene, dobbiamo renderci conto di questo. E credo che questa realtà, questa ricerca, questo mettere insieme queste testimonianze, non è soltanto un onore per voi, ma è una pietra miliare per la comunità di voi. Ormai voi diventata, diciamo, una cittadina, e quelli che erano di moglie un tempo eravamo tanto pochi. Io mi ricordo mia mamma è di moglie, non alcuni, e mamma si è da moglie, e venivo spesso da bambino del 50, 60, qui a moglie. I puntaggi c'era una cosa molto lontana dal territorio di Moglie, no? E voi lo sapete meglio. Quindi la comunità si è allargata, è vissuta in questa realtà qua di crescita, di benessere e anche di lavoro e di impegno. Ebbene, questa comunità deve avere un'identità, non è soltanto quelli che sono rimasti i moglioloni una volta, ma saper trasmettere quei valori dei moglioloni di un tempo a quelli di oggi, in modo che la comunità sia più coesa, sia più vivibile, sia più sentita, sia più viva. Questo è importante. Il libro credo che lo esprima raccontando il passaggio tra
gli anni 20 e gli anni 80, questo passaggio che c'è stato in questa comunità, come in tante comunità, della Vazia, Serra, Castelvani, Pianella, eccetera, mentre i consumi, i paesi sono spopolati, si è arricchita per fascia la vita, è importante ritrovarsi insieme per fare una comunità nuova.